Buonasera a tutti, ringrazio i corsisti che numerosi partecipano anche questa sera, come per il recente passato, alle nostre lezioni. E mi devo complimentare per la prima volta in tanti anni che facciamo la scuola di Liberalismo per il numero, quindi, di iscritti che abbiamo raggiunto e che siamo intorno a 210. Io ringrazio veramente tutti i corsisti per questo apprezzamento che hanno voluto dimostrare nei confronti dei relatori, dei temi della 13ª edizione della Scuola di Liberalismo. E ovviamente speriamo quindi di dare tutto quello che loro si aspettano da noi. Grazie davvero. Stasera abbiamo un nostro caro amico che è un appuntamento fisso negli ultimi anni della scuola di liberalismo, il dottor Antonio Pileggi, il quale ha avuto molteplici esperienze di lavoro in diverse città dell'Italia e all'estero, e la sua lunga carriera nella pubblica amministrazione, mediante il superamento di numerosi concorsi, si è conclusa con l'incarico di direttore generale dell'INVALSI. Quindi nell'amministrazione scolastica periferica ha svolto diversi compiti fino a quello di provveditore agli studi di Lodi e di Cremona. Nel Ministero dell'Istruzione ha svolto funzioni di consigliere ministeriale aggiunto al gabinetto del ministro, vice direttore vicario della Direzione Generale per l'Istruzione post-secondaria e degli adulti per i percorsi integrati e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali. Capo della segreteria tecnica di sottosegretario di Stato, tra cui, se non ricordo male, il sottosegretario Salvatore Valitutti, tra gli incarichi all'estero dal 2001 al 2007, rappresentante a Bruxelles del Ministero della Pubblica Istruzione, nel Comitato Consultivo per la Formazione Professionale dell'Unione Europea. È stato consigliere eletto a livello nazionale dai colleghi amministrativi del Ministero della Pubblica Istruzione, delle sovrintendenze regionali e dei provveditorati agli studi, nelle prime due consigliature del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, quindi che poi succeduto al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, e ha svolto e svolge attività di volontariato, scuola avvocato di strada, come ama chiamarsi lui, eccetera. Fa parte, insieme al senatore Enzo Palumbo, fa parte, insieme al senatore Enzo Palumbo, dell'esecutivo nazionale del coordinamento per la democrazia costituzionale. Tra le sue più recenti pubblicazioni ricordiamo Pietre del 2019, composto frazione di Enzo Palumbo e prefazione di Raffaello Morelli, altro liberale storico del Partito Liberale Italiano. Il filo delle libertà, sempre con l'editore Rullettino, a mani tese, quindi nel 2022, e ha ricevuto anche un premio al concorso letterario Murazzi di Torino nel 2023. Ius Pacis per un'epoca universale di rinnovamento, Genesi Editrice Torino 2023, e pare che anche qui, se lui non lo dice, abbia ricevuto complimenti dal Vaticano. Ringrazio l'amico, perché è un amico, Antonio, per essere con noi anche in questa edizione. Devo dire che mi ha sorpreso la scelta del volume da commentare, che è La libertà degli antichi paragonata alla libertà dei moderni di Benjamin Constant. Ma perché? Per il carattere diverso che c'è tra lui e Benjamin Constant. Bisogna dire che mentre lui è un tipo pacioso, sereno, tranquillo, dico, la vita di Benjamin Constant è stata particolarmente agitata.
si calma un po' quando incontra Madame de Staël, sicuramente liberale, che lo colpisce per le sue doti intellettuali, ma anche per le sue comuni idee liberali, e con cui instaura un rapporto amoroso. Nel 1819 pronuncia la libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, che gli vale l'elezione alla Camera dei Deputati e che resta lo scritto più noto anche per la presenza dei momenti più importanti della sua filosofia. Liberale, legato alla tradizione anglosassone, Benjamin Constant sostiene che la vera libertà moderna è la libertà individuale garantita dalla libertà politica. La libertà politica, scrive, è il metodo più possente e più energico di perfezionamento che il cielo ci abbia dato. Ancora una volta torna, quindi, quando parliamo di autore liberale, il concetto del godimento dei diritti individuali e senza nuocere agli altri, ovviamente. Il diritto ad essere felici, come ognuno ritiene possa e debba esserlo, sono concetti essenziali del liberalismo che ritroveremo anche in tutti gli autori liberali, in verità. Ma non mi soffermo ovviamente sulla distinzione tra la libertà degli antichi e la libertà delle moderne, per non rubare spazio e tempo all'amico Antonio Pileggi, a cui cedo la parola proprio per entrare nel tema della conversazione. Grazie Antonio, buonasera a tutti ancora. Grazie, grazie a voi, grazie a te, grazie. I ringraziamenti e i saluti sono doverosi. Sei allargato molto sul mio curriculum, devo dire che un po', come dire, mi hai fatto arrossire. C'è una sola precisazione da fare. Duvalli Tutti l'ho conosciuto non come sottosegretario, ma come ministro, ed è stato il mio primo vero maestro di liberalismo, quello che mi ha introdotto alla cultura del liberalismo e del pensiero liberale. Devo aggiungere che il mio secondo maestro è stato Enzo Palumbo, che tu hai citato, e che, col quale condivido ancora impegni, come hai appena riferito, il senatore Enzo Palumbo, che è impegnatissimo soprattutto per difendere i valori costituzionali, per difendere l'attuazione della Costituzione. Tu mi dici perché abbia scelto questo autore così, che ha avuto un curriculum turbolento e meno tranquillo. Beh, in effetti sappiamo tutti che il discorso che lui fece all'Ateneo di Parigi nel 1819 sulla libertà degli antichi e sulla libertà dei moderni è una pietra miliare, una vera pietra miliare del pensiero liberale. E credo che sia, come dire, necessario fare almeno due precisazioni per chi ci ascolta. Il primo è che quando io, non è la prima volta, affronto temi trattati in un libro, mi preoccupo più che altro di sollecitare alla lettura integrale del testo.
Consiglio di leggerlo questo testo per chi non l'abbia letto, perché di facile lettura, non è di molte pagine, è un discorso famoso, che è un punto di riferimento, è un punto di dibattito che ha una grande attualità. E non consiglio quale edizione usare, però faccio una raccomandazione. Poiché Constant, come tutti gli scrittori, spesso rivedono quello che hanno scritto, nel caso di Constant lui ha approfondito alcuni temi. Se si trova un volume, un volumetto che abbia un paio di argomenti, io suggerisco per esempio un'edizione piuttosto recente di Liberi Libri, in cui ci sono due capitoli aggiuntivi in cui lui in qualche modo affronta due temi importantissimi. Uno è che riguarda la sovranità e l'altro che è la sovranità del popolo e i suoi limiti. È importante questo. Anche perché sono tratti dai principi costituzionali, e lui era uno studioso di diritto costituzionale. E poi c'è un altro capitolo, visto che ci sono anche partecipanti che si occupano di letteratura, c'è anche un capitolo sulla letteratura e i suoi rapporti con la libertà, quindi un suggerimento lo voglio fare. Però ora andiamo. Come dire, dopo questa raccomandazione, a entrare nel merito. Perché Constant è scrittore e politico ed appartiene veramente al pantheon del pensiero liberale. Ha scritto molte opere, ha svolto attività politiche, da liberale autorevolissimo. Voglio ricordare che il suo funerale a Parigi è stato uno memorabile, partecipò tantissima gente perché ha lasciato traccia veramente nella cultura liberale. La sua esperienza politica si è svolta in un momento di particolare fermento culturale, due rivoluzioni, americana e francese. Penso che basti per capire qual è, diciamo, l'humus in cui si è svolto questo intellettuale che ha avuto una vita sì turbolenta, come ricordava il carissimo direttore generale di questa scuola, Pippo Rau, ma proprio per questo, per questa sua, diciamo, turbolenta esperienza di vita, anche politica, in momenti delicati come questi, come quelli dell'Ottocento, la sua esperienza è molto importante perché la sua prodigiosa produzione letteraria ha lasciato veramente traccia. Lui si occupa in modo particolare della libertà, intesa come diritti di libertà del singolo individuo e della libertà intesa come diritto di partecipazione alle decisioni politiche. Lo diceva prima il direttore Rau. Ma questo è importantissimo, perché sono due aspetti di grande attualità, a distanza di 2 secoli dal discorso che è continuamente oggetto veramente di attenzione e di studio. La libertà degli antichi viene ampiamente esaminata e criticata da Constant per la parte in cui era indirizzata alla partecipazione politica anche in plebisciti, nella pubblica piazza, l'agorà, mentre veniva assolutamente trascurato il profilo della libertà individuale. E lui lo ricorda dappertutto, da Sparta e Atene comprese. La libertà individuale restava subalterna ai voleri collettivi. D'altronde, nell'antichità,
per quanto importanti fossero le forme di partecipazione democratica, avevano un peso preponderante in danno dei diritti individuali, le egemonie di natura religiosa e le variegate oligarchie c'erano, le oligarchie c'erano. Io in proposito vorrei leggervi un passaggio proprio di Rostam, proprio per usare le sue parole. Tutte le azioni private dell'antichità sono sottoposte a severa sorveglianza. Nulla è concesso all'indipendenza individuale, né riguardo alle opinioni, né riguardo alle occupazioni, né soprattutto alla religione. La facoltà di scegliere il proprio culto, facoltà che noi consideriamo uno dei nostri diritti più preziosi, sarebbe sembrata agli occhi degli antichi un crimine e un sacrilegio. Anche nelle cose che a noi sembrano più futili, l'autorità del corpo sociale si interpone, condiziona la volontà degli individui. Per Pandro, il musico, presso gli spartani non può aggiungere una corda alla sua lira senza che gli efori s'offendano. Questo, diciamo, è un po', come dire, una costante. L'analisi che fa Costant della libertà degli antichi è articolata. Mi sono limitato a leggervi questo passaggio per diverse esperienze, che, comprese i romani, eccetera. Ma io ora voglio leggervi che cosa dice a proposito del grado di libertà che hanno i cittadini o che sentono il bisogno i cittadini nell'epoca moderna, che è del 2 secoli fa, dell'Ottocento. Ma a pensarci bene, che il motivo per cui oggi affronteremo anche i temi dell'attualità rispetto al pensiero di Costant, dopo 2 secoli le cose non sono diverse. E vi leggo cosa dice. Per prima cosa domandatevi, signori, che cosa ai giorni nostri un inglese, un francese, un cittadino degli Stati Uniti d'America intendono con il termine libertà. Per ciascuno di questi la libertà è il diritto di essere sottoposti soltanto alla legge, il diritto di non essere sottoposti. Il diritto di essere sottoposti a tanta legge, il diritto di non essere arrestati, detenuti, condannati a morte, maltrattati in alcuna maniera per effetto della volontà arbitraria di uno o più individui. È il diritto di esprimere il proprio pensiero, scegliere la propria occupazione ed esercitarla. Il diritto di disporre dei propri beni, di abusarne addirittura. Il diritto di andare e venire senza bisogno di ottenere il permesso e senza dover rendere conto dei propri motivi e dei propri affari. E per ciascuno il diritto di riunirsi con altri individui, sia per discutere riguardo ai propri interessi, sia per professare il culto che costui e i suoi compagni preferiscono, sia semplicemente per occupare il proprio tempo nella maniera più conforme alle personali inclinazioni e fantasie. Infine, il diritto che ciascuno ha di influire sull'amministrazione del governo, sia nominando per intero o in parte certi funzionari, sia attraverso rappresentanze, petizioni, domande che l'autorità è più o meno tenuta a prendere in considerazione. Raffrontate adesso tale libertà come
con quella degli antichi. Io credo che questi passaggi che ho appena letto, pratica la semplice lettura di questa parte del discorso, ci induce a considerare tre epoche successive estremamente significative. Qui cerco di entrare anche nell'attualità, anche se ognuno di noi, dopo aver letto queste cose, capisce che è un elenco inderogabile di diritti e di doveri che noi abbiamo sotto gli occhi, soprattutto per quanto riguarda la nostra Costituzione, ma ora ne parleremo dopo. Allora, sono tre considerazioni che voglio fare. I diritti e doveri che lui ha enucleato non c'erano almeno nell'Italia in quanto tale, perché l'Italia ancora non esisteva. Nel 1819, la data del suo discorso, l'Italia non c'era. Però li troviamo in piccola parte nello statuto concesso a Royer da Carlo Alberto nel 48, quindi poco meno di 30 anni dopo. Alcuni di questi diritti, alcuni principi sono recepiti in uno statuto, lo statuto Bartino. Guardate, non è che parlo di cose lontane. Quando io sono nato vigeva lo statuto Albertino, anche se in maniera particolare sotto una dittatura. Quindi dico queste cose perché cerchiamo sempre noi di trovare quello che è il collegamento tra un pensiero e l'attualità. Questi diritti durante il fascismo erano sistematicamente violati o inesistenti, nonostante fosse vigente lo Statuto Albertino. La terza considerazione da fare è che tutti i diritti di libertà di Costante e anche di più li troviamo. Io oserei dire organicamente e sapientemente compresi nella Costituzione italiana, che è entrata in vigore il 1 gennaio del 48. Una breve annotazione. La Costituzione non è stata concessa, come sapete, dal sovrano investito di potere divino ed è opera di un'assemblea costituente eletta con suffragio universale. Per la prima volta hanno votato e sono state elette anche le donne. Il sistema elettorale era proporzionale. Credo che ci sia un cellulare che disturba. Non so come fare. Dunque, c'era il sistema proporzionale puro, quindi non c'erano, virgolette, i trucchi delle leggi elettorali liberali e finanche incostituzionali che abbiamo visto nella scena politica di questi ultimi anni del terzo millennio. L'osservazione sulle leggi elettorali dei nostri tempi ci porta a considerare due tipi di problemi che sono fra loro intrecciati. Il primo attiene alla partecipazione democratica. E il secondo alla questione della rappresentanza. Sono argomenti questi che analizza approfonditamente Constant, li enuclea ed è opportuno e consiglio la lettura integrale del testo. Comunque, senza entrare nel merito su perché e su per come in Italia in questi anni vadano a votare meno della metà degli aventi diritti, alla faccia della partecipazione politica di cui parla Costant. C'è da aggiungere che esiste nei tempi recentissimi ineffabile scuola di pensiero secondo cui occorre regalare alla più forte minoranza un numero di seggi in Parlamento in modo da farla diventare maggioranza fittizia del 55%. Questa osservazione va fatta perché se la libertà è anche libertà politica, e questa libertà sicuramente viene menomata attraverso questi marchingegni elettorali e attraverso l'abbandono del cittadino alle urne. Poi
parlo dei tempi attuali. Ciò avviene col pretesto della cosiddetta governabilità, altrimenti definita decisionismo oppure democrazia decidente. Sta di fatto che questi marchingegni elettorali, definiti in altra epoca, Pippurao se lo ricorda, durante i primi anni dell'entrata in vigore della Costituzione del 48, quando si provò a fare una legge con i premi, si parlò di legge truffa. Sono sistemi questi che pretendono di semplificare l'azione politica, con l'attribuzione del potere del comando in capo a chi conquisti i palazzi del potere, ancorché in posizione di minoranza rispetto agli aventi diritto al voto. Questa è una situazione sicuramente patologica, di cui non possiamo non considerare in queste riflessioni. La semplificazione è una scorciatoia per evitare la naturale complessità dell'attività politica, il cui buon andamento è necessariamente caratterizzato da pensiero politico e azione politica. Lui si sofferma molto, molto costante sulla necessità dell'affinamento del pensiero politico e dell'azione politica e dell'intreccio che deve esistere tra pensiero politico e azione politica. Il vero pensiero politico e l'azione politica hanno il nobile scopo di ricondurre a sintesi gli interessi contrapposti e a tutelare adeguatamente col metodo democratico gli interessi generali e la buona convivenza del Paese. La semplificazione dei premi di maggioranza alla più nutrita minoranza, tra l'altro, tradisce il principio una testa, un voto, una testa, un voto, che pure sta scritto nella Costituzione. Quindi il metodo comparativo che usa Constant per spiegare le due differenti libertà, diritti individuali e partecipazione politica, ci consente di approfondire la conoscenza della natura e del contenuto delle idee sulla libertà nelle varie epoche storiche, ma soprattutto ci consente di considerare a distanza di 2 secoli dal suo discorso l'attualità dei bisogni di libertà a livello individuale e a livello politico. Le riflessioni di Costante, che era un costituzionalista, come prima ricordavo, sono preziose. Per fare un solo esempio, basta ricordare la sua avversione al cesarismo, che è uno degli elementi caratterizzanti le sue idee politiche, politiche di un liberale autentico, di un grande liberale. Io voglio così darvi una lettura velocissima di un suo pensiero a proposito del cesarismo, il bonapartismo. 5-6 righe, abbiate pazienza. Bonaparte, che aveva sempre riconosciuto la sovranità del popolo in via di principio, l'aveva spesso adoperata per giustificare l'eccessivo potere di cui si era impadronito e che egli presentava come se gli fosse stato delegato dal popolo. Bisognava dunque attaccare tale teoria per rendere inoffensiva nelle mani di un uomo che ne aveva abusato quest'arma pericolosa della sovranità. E questo ve lo ricordo, è una nota aggiuntiva, diciamo, al testo di cui vi ho citato prima, perché è dedicato tutta la nota sulla sovranità del popolo e i suoi limiti. Questo per ricordare quanto sia, diciamo, importante l'analisi che ha fatto Costa, soprattutto sui limiti della sovranità, sui limiti delle maggioranze e comunque, soprattutto, diciamo, queste considerazioni che ho appena fatto dovrebbero consentire di considerare a distanza di 2 secoli veramente quali sono, diciamo,
le esigenze vere delle due libertà. Due libertà. Lui insiste su questo principio, su questo concetto. Sto insistendo io sull'attualità, però è di attualità il dato di fatto che nel terzo millennio la stessa liberal democrazia e il costituzionalismo moderno di ispirazione liberale sono sotto attacco da scuole di pensiero a favore del leaderismo, rivolto a insediare l'uomo solo al comando in tutti i luoghi della decisione politica. Non vado oltre, ma mi pare che la centralità della libertà dell'individuo lo sta non la mette in secondo piano, e non come non mette nemmeno in secondo piano le libertà politiche, perché entrambe sono fondamentali per porre limiti e per fermare ogni forma di dispotismo. Aggiungo in proposito che non bisogna mai dimenticare che il liberalismo è per sua natura, soprattutto un limite ai poteri dei governi. Ecco, Stein insiste molto nell'affermare che il godimento, lo diceva prima il direttore Rao, il godimento dei diritti individuali che devono essere garantiti dalla libertà della partecipazione politica. Parla di garanzie, infatti, Costanzo, per ottenere i godimenti delle due libertà, che non possono essere separati i godimenti di queste due libertà. Nella parte conclusiva del suo discorso, quando lo leggerete, troverete un'affermazione. Lui dice che sarebbe una follia, usa la parola follia, rinunciare alla libertà politica. L'analisi di Constant comprende temi riguardanti non solo la libertà individuale e quella politica, ovviamente. Molto significativi sono i temi riguardanti la libertà economica. È importante anche la libertà del commercio. Su questo lui si dilunga molto. La rilevanza del fenomeno della schiavitù, la libertà sociale, l'oligarchia. E lui dice che è sempre la stessa in ogni epoca, cambia forme. Le questioni relative ai privilegi, che lui li definisce assai insolenti e oppressivi, le deboli vestigia del sistema rappresentativo, le deboli vestigia del sistema rappresentativo, me lo ricordo proprio a memoria perché lo dipinge in maniera perfetta questo aspetto che è uno degli aspetti critici anche nei nostri tempi. Eppure parla anche, e lo diceva anche Pippo Rau prima, di felicità. Il problema, la ricerca della felicità. In questo risente ovviamente il pensiero di Jefferson. Non è un caso che noi abbiamo ricordato prima che l'humus in cui culturale è quello della rivoluzione americana, della rivoluzione francese, per cui Jefferson si vede che c'è l'influenza, c'è questo collegamento, diciamo, del pensiero, del libero pensiero di liberali, come lo era Jefferson. Io vorrei fare un solo esempio per quanto riguarda l'economia. Mi limito a farlo perché è l'esempio che dimostra quanto sia illuminata e di autentico stampo liberale la sua visione politica. Lui non ricordò le parole esatte, comunque sostanzialmente dice che ogni qualvolta i governi pretendono di gestire gli affari nostri, i nostri affari, lo fanno peggio e con più dispendio di noi. Quindi questo è un pensiero tipicamente economico e liberale che ci consente di capire il filo rosso che collega tutte le idee di Costan con i principi liberali che di un lunghissimo elenco di autori, il Pantheon dei liberali è ricco, molto ricco.
Peraltro, Costante non trascura le tesi sostenute sia da Montesquieu e da Rousseau in forme critiche, e su questo ci sarebbe molto da discutere, però il pensiero di fondo di Costante è la sua preoccupazione di inibire ogni forma di dispotismo. Voglio citarvi una veloce, poche righe sui pericoli che sono incombenti per la libertà. Il rischio della libertà moderna è che, assorbiti dal piacere della nostra indipendenza privata e dall'inseguimento dei nostri interessi particolari, noi rinunciamo troppo facilmente al nostro diritto di partecipare al potere politico. I depositari dell'autorità non mancano di esortarci a fare ciò. Questa esortazione, io vorrei dire altro che esortarci. Ai nostri tempi i decisori politici usano metodi raffinatissimi, populismo e plebiscitarismo compresi, per allontanare i cittadini dall'effettiva partecipazione politica, che non può consistere in una partecipazione al voto una volta ogni 5 anni, ma con una pluralità di interventi, di istituzioni, di partecipazione che sono preposti a limitare e a controllare l'uso del potere governativo. Ricordiamoci che il pensiero liberale è limiti ai poteri dei governi, limite al potere dei governi. Costante auspicava la partecipazione attiva e costante del potere collettivo. Parla di partecipazione attiva. Molti, anche i giovani che leggono i documenti europei, cittadinanza attiva, vedete quanta lucidità, quanta modernità, quanta contemporaneità, attualità c'è, cioè, il pensiero di Costante. Si afferma spesso che il liberalismo sia un metodo e non un'ideologia. È vero. Non è come le ideologie che sono state le protagoniste nel secolo scorso. Il metodo è quello che garantisce la libertà degli individui e della collettività attraverso la effettiva partecipazione politica. Quanto a partecipazione alla decisione politica, non possiamo non considerare che la Costituzione italiana prevede all'articolo 49 un ruolo importantissimo dei cittadini liberamente associabili in partiti. La formula usata dai nostri padri e dalle nostre madri costituenti fa riferimento espressamente al metodo democratico. Io mi leggo l'articolo 49, trascuratissimo e non attuato. Sono poche parole, ma sono efficacissime. Articolo 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Sia ben chiaro, il metodo democratico comporta che il ruolo partecipativo è dei cittadini, non dei partiti in quanto tali. Questa distinzione è da tenere presente perché la norma non è stata attuata. E di contro la stessa norma viene sistematicamente tradita allorquando nascono, e sono vivi e vegeti nella scena politica, partiti personali che per loro natura e per metodo decisionale nulla, nulla, nulla hanno a che fare col metodo democratico. La mancata attuazione dell'articolo 49, alimentata dalla presenza di partiti personali, ci fa notare che siamo in presenza di una sostanziale carenza di libertà politica, e ci fa ricordare quanto affermato da Costante, quando mi pare che lo dicevi prima,
il direttore Rao, Pippo Rao, che la libertà politica è il mezzo più possente e più energico di perfezionamento che il cielo ci abbia dato. Mi pare che tu l'hai voluto sottolineare. È così. Fondamentale istituzione della partecipazione politica e della rappresentanza politica è il Parlamento, dove, per usare un vecchio adagio di Einaudi, si conosce, si discute e si decide. Conoscere, discutere e deliberare sono tre verbi non declinati dalla scuola di pensiero che rivendica il decisionismo da affidare all'uomo solo al comando. Non è un caso che sempre, nelle diverse epoche storiche, quando si affacciano nella scena politica derive autoritarie e dispotismi, quelli di cui parlava Costão, i parlamenti sono puntualmente oggetto di attacchi e siano ridotti, per usare un termine da tutti riconoscibile, a bivacchi per i manipoli del duce di turno, i parlamenti. Dico questo senza entrare nel merito sul perché e sul per come in Italia in questi anni vadano a votare meno della metà degli aventi diritto. C'è da aggiungere che il nostro paese ha il triste primato, lo dicevo prima, in materia elettorale, di leggi illiberali e finanche incostituzionale. E vorrei concludere queste mie riflessioni con un invito. Un invito a leggere il discorso di Costant, che è di poche pagine, e subito dopo di sfogliare la Costituzione italiana. Ci si rende conto come molti dei ragionamenti di Costant siano presenti sotto forma di normativa costituzionale, organizzata, proprio pensata. Si possono fare considerazioni storiche significative. Basta farne una veloce lettura di questi, del testo, veloce anche attraverso l'indice. Io mi fermo a tre parole chiave che vorrei porre in evidenza. Italia, libertà e Parlamento. La prima parola della Costituzione, che è anche la prima dei 12 principi fondamentali, è l'Italia. L'Italia è una repubblica democratica. Una nota storica. Alla data del discorso di Costan, l'Italia ancora non c'era. C'erano tanti piccoli staterelli che la cultura politica di stampo liberale ha portato all'unificazione del paese. L'Unità d'Italia l'hanno fatta i liberali, il pensiero liberale. Un'altra nota storica. Il liberale Cavour, uno degli artefici dell'unità del paese, aveva in grande considerazione le idee di Costan, i collegamenti con la cultura, anche di stampo anglosassone, del pensiero liberale e non solo quello francese, l'illuminismo. Questo per quanto riguarda la prima parola. Una notazione, giusto per dare contesto alle riflessioni che sto cercando di fare. La Costituzione, dopo i 12 principi fondamentali, è fatta dalla parte prima e dalla parte seconda. La parte prima, la prima parola è libertà. La libertà personale è inviolabile. Basta leggere tutti gli articoli che sono compresi nella parte prima che riguardano la libertà e noi troviamo enucleato tutta quella lettura che vi ho fatto prima per pensiero di 2 secoli fa di Costà nel suo famoso discorso. Una piccola annotazione ulteriore. Se andate a vedere la parte prima, è fatta di 4 titoli e c'è scritto: il titolo primo è Rapporti civili, titolo secondo Rapporti etico-sociali, terzo Rapporti economici, quarto Rapporti politici, cioè rapporti. Sono tutti rapporti, i diritti e doveri. Sono rapporti che identificano l'essenza della libertà, della nostra libertà, scritta e spiegata nella nostra Costituzione repubblicana. Perché la libertà ha a che fare con le relazioni umane. Un uomo solo in un'isola deserta non avrebbe di che domandarsi cosa possa essere
la stessa parola libertà. Le questioni sulla libertà si pongono all'interno dei rapporti fra più individui e fra l'individuo e la società. E quindi credo che questa, come dire, questa seconda, questa parola chiave della prima parte della Costituzione sia abbastanza, come dire, significativa e indicativa di quello che è il pensiero liberale. Poi andiamo alla parte seconda. La parte seconda della Costituzione è intitolata Ordinamento della Repubblica. È fatta di 5 titoli. La prima parola è il Parlamento. Il Parlamento, che è l'organo collegiale dove si conosce, si discute e si decide. E uso ancora i famosi tre verbi: conoscere, deliberare, discutere e deliberare, cari al liberale Einaudi. Il primo presidente della Repubblica, eletto a Costituzione vigente, è noto come custode della Costituzione. Poi c'è il titolo secondo, il presidente della Repubblica, titolo terzo, che è il governo, il quale è articolato in diverse norme che ne delimitano i compiti, perché i governi vanno limitati, la magistratura e poi le regioni e le province. Io con questa veloce, con queste tre parole chiave ho voluto lanciare il messaggio anche sulla pluralità degli organi costituzionali italiani, la pluralità che è improntata anche al principio, definito anche da Montesquieu. Ma è il principio dell'equilibrio fra i diversi poteri. E voglio concludere con ultime parole, visto che mi pare che siamo avanti, ponendo in evidenza che la Costituzione italiana è pregna di principi e di valori che sono il portato della cultura, dell'incontro di sintesi di tre culture. Un incontro di sintesi, quella cattolica, quella socialista e quella liberale. Sono i tre pensieri, le tre culture che ci hanno dato una delle costituzioni che bisogna cercare di difendere e di attuare. Grazie. Vi ringrazio. Ok, non... Grazie caro Antonio, hai dimostrato ancora una volta come sei una delle persone più qualificate, non soltanto quando si parla di scuola, ma anche quando si parla di liberalismo. Peraltro la tua partecipazione continua, la tua collaborazione a riviste come Libro Aperto, fondata da Giovanni Malagodi e diretta oggi da Antonio Patuelle, e la collaborazione a Critica Liberale, quindi di Marzio, attestano quindi quale sia il tuo valore. Tra l'altro, hai fatto alcuni passaggi per cui siamo volati attraverso Croce, attraverso la Costituzione, oltre che attraverso Benjamin Constant, tu hai dimostrato la grande attualità, non soltanto quindi per la difesa della libertà moderna, ma anche per il suo atteggiamento anticesarista. Noi facevamo l'altro giorno questa considerazione: ci sono momenti nella vita politica del paese in cui qualcuno pensa di cambiare la Costituzione, e pensa anche di avviarla su una strada che potrebbe essere cesarista. Quindi l'attualità di Benjamin Constant è senz'altro da rimarcare. Hai messo in evidenza la differenza tra la libertà degli antichi e la libertà dei moderni. Lo stesso Benjamin Constant evidenziava due pericoli, sia per un pericolo sia per la libertà
degli antichi, sia per la libertà dei moderni. Il pericolo della libertà antica era quella di essere attenti esclusivamente alla suddivisione del potere. Il pericolo della libertà dei moderni è quella di preoccuparsi esclusivamente degli interessi personali, quindi particolari, rinunciando con facilità al diritto di partecipazione al potere politico. E questo è un rischio che noi quindi corriamo. Ci sono stati momenti, ancora non sono terminati, in cui qualcuno ha pensato di riproporre la libertà degli antichi, la democrazia diretta, era un riferimento certamente alla democrazia degli antichi di cui ci ha parlato Benjamin Constant, e quindi un pericolo che è sempre incombente, anche perché è irrealizzabile, perché quando Atene e Sparta si preoccupavano, va bene, di questo problema, indubbiamente erano piccole realtà che potevano anche consentire. Io non voglio dilungarmi perché voglio lasciare spazio agli altri, quindi devo dare a Antonio i saluti del comune amico Enzo Palumbo, il quale, come sai, ha un problema di salute da cui sta venendo fuori, niente di importante, e poi devo ringraziarti anche per l'attestato di stima che hai voluto rivolgermi, ma che condivido con Pippo Ciambillo, che è il direttore scientifico e quindi l'anima scientifica davvero di questa scuola. Io, che dire, mi fermo perché c'è il professor Ciambillo che chiede di parlare. Grazie ancora. Prima di dare la Posso dare parola. un particolare, prima che parli il professor Gembillo, vorrei rivolgergli un particolare saluto, perché il modo come vengono organizzati questi seminari, ma soprattutto per me il suo discorso, le sue riflessioni della prima lezione sono sempre. Non è un'adulazione, professor Giambilla, sono sempre un punto di riferimento, una specie di stella polare. Infatti io credo di essermi mantenuto nel filo rosso che ci sono, che sono, che ci, che c'è nel collegare i vari argomenti per come sono stati sviluppati e anche per come ordinatamente sono stati programmati. Quindi un apprezzamento particolare al professor Giambilla, glielo voglio fare subito, prima che prenda la parola, perché dovevo farlo all'inizio, parlando a braccio c'è sempre il rischio di commettere qualche peccato di omissione. Grazie. Grazie, ma io le restituisco subito l'adulazione, perché sono particolarmente felice della relazione che lei ha fatto, per come l'ha impostata e per le cose che mi ha suggerito. Intanto la Costituzione, no? Noi abbiamo dimenticato tutti che la Costituzione è stata scritta, ma dal momento in cui è stata scritta cominciava l'attuazione, la concretizzazione, non la ipostatizzazione. Non l'abbiamo fatto. Tantissimi articoli e tantissimi passaggi si sono praticamente immobilizzati, no? E questo anche spiega in qualche modo perché poi qualcuno astrattamente voglia intervenire a cambiare le parole, i termini, dimenticando che le parole e i termini sono idee per l'azione e sostanze per la sua attuazione. Ma detto questo, io vorrei fermarmi sulla cosa più importante, a mio avviso, che il relatore mi ha suggerito, che sorprenderà anche il mio amico direttore, ma la dico come proposta da discutere.
Secondo me, il programma del prossimo anno di scuola di liberalismo dovrebbe essere questo. Proseguiamo il discorso di Cossano, comparando questa volta la libertà dei moderni con la libertà dei contemporanei, da 15 punti di vista completamente diversi l'uno dall'altro. Ognuno di noi relatori si dovrebbe cimentare, siccome nessuno di noi può fare, quindi dubito che lo possa fare uno da solo, confrontiamoci su questa tematica per cercare di capire, discutendo, ecco, conoscendo e discutendo, facciamo un piccolo parlamento teoretico, diciamo, teoretico-metodologico su questa tematica. Che ne è dopo la fine della modernità? Perché anche e soprattutto in politica si è avuta o si sta avendo una fine della modernità in senso negativo. Per il resto l'altro per me è così. Lo so chi può. Ma che cosa ne è stata? Che cosa ne è? Che trasformazione ha avuto? Non solo il concetto di libertà, ma anche quello di liberalismo. Il liberalismo è nato su una battaglia estremamente rivoluzionaria e positiva a favore dell'economia, del commercio e degli scambi contro la fisiocrazia, l'immobilismo della fisiocrazia. Ora come finisce? Forse si è avvolto su se stesso e è diventato più rigido e più immobilista dei fisiocratici. Forse è diventata fisiocrazia o econocrazia. Ecco, su queste tematiche, partendo da questo confronto, io penso che potrebbe essere estremamente interessante abbandonare per un anno il ricorso ai classici e riflettere tutti sulla stessa tematica, con lo stesso titolo. Va bene. E naturalmente dal punto di vista della cultura, della maturazione, della prospettiva di ognuno dei relatori, di ognuno dei, e ovviamente io mi propongo in questa, diciamo, mi ripropongo in questa, diciamo, kermesse, che credo ci faccia capire tante cose. Forse ci porterà qualche autocritica. Dottor Pileggi poneva l'attenzione in maniera correttissima sull'attenzionismo, per esempio, o sulla non partecipazione politica. Ecco, quanto questo dipende dalla regia, quanto dipende dalla nostra reazione. Quanto dipende forse da quell'atteggiamento che Vico, quando descriveva una società in decadenza, definiva, diciamo, uomini che strapazzano nel lusso, si corrompono e perdono tutto quello che praticamente avevano faticosamente conquistato perché dimenticano lo sforzo con il quale erano. Ecco, io ringrazio veramente il dottore Preci per avermi dato, io lo farò per conto mio, spero che poi passi come argomento di trattazione per tutti, ma già mi propongo fin da ora di cominciare a riflettere proprio su questo passaggio, su questa evoluzione o involuzione, sicuramente con il Burba di Gauss. Il passaggio della libertà degli antichi a quella dei moderni era in ascendenza positiva. Adesso vediamo se passiamo dall'altro lato, se siamo già passati, se stiamo passando, se siamo sul crinale della seconda parte della curva discendente. Ecco, questo è quello che è di più, diciamo, immediato. La bellissima relazione del dottor Pileggi mi ha suscitato e spero appunto che diventi un fermento di riflessione su questa tematica che diventa perlomeno presa di consapevolezza di quello che stiamo facendo e di quello che colpevolmente non stiamo facendo. No?
Io non sono, diciamo così, facendo filosofia, non sono di impostazione religiosa, ma mi viene in mente il peccato che si articola in opere e in omissione. Ecco, quanto abbiamo peccato in opere e quanto abbiamo peccato e pecchiamo in omissione. Grazie, dottor Pioleggi, per queste suggestioni. Ringrazio l'intervento di Pippo Ciambillo. D'altra parte, si riallaccia alla conversazione tenuta proprio da Antonio. Peraltro ci ha ricordato che il liberalismo non è una ideologia, ma è un metodo. Ragione per cui la proposta di Gembillo certamente non mi sorprende, anzi, sono d'accordo, perché noi dobbiamo, lui ha detto l'ultima frase, dove abbiamo peccato, e dove siamo stati omissivi, no? E qui c'è un liberalismo che certamente può avere peccato, e c'è un liberalismo che può avere, che può essere stato omissivo. E quindi ha fatto riferimento anche a come nasce il liberalismo, come rivoluzione sui problemi dell'economia, eccetera, eccetera, come poi si trasforma e come oggi bisogna immaginare un nuovo liberalismo, un liberalismo sicuramente che insieme al problema dei diritti civili in gran parte diciamo risolto, anche se ci sono 3 miliardi di persone in Italia che non sanno cosa significhi la libertà, noi dobbiamo cercare di conciliare questa che è l'esigenza di ampliare le libertà individuali, coniugandole sempre con la giustizia sociale. C'è un problema delle diseguaglianze sociali. In questo momento non solo nel nostro paese, ma un po' in tutto il mondo. E allora non si può non tenerne conto, e forse ancora una volta, come i liberali peraltro hanno fatto anche in passato, questo tema di superare davvero nei fatti le diseguaglianze sociali, nel rispetto delle libertà individuali e collettive. Per cui la proposta di immaginare una scuola di liberalismo che affronti i temi della libertà in modo diverso da come ha fatto in questi ultimi anni, mi trova sicuramente d'accordo, perché la contrapposizione tra la libertà degli antichi e la libertà dei moderni, i pericoli dell'una e dell'altra, possono essere ancora più chiari nel momento in cui ci caliamo nella realtà concreta, nel reale del paese. Quindi, grazie anche al professor Gembillo e grazie ancora ad Antonio, quindi, che ci ha dato questo stimolo per innovare anche la prossima scuola di liberalismo. Grazie Antonio. C'è qualcun altro che desidera intervenire? Ecco, io stasera devo esprimere anche la mia soddisfazione per gli amici informatici, che ci hanno evitato l'esperienza disarmante della volta precedente. Non sfidiamo, sono Gembillo, e comunque intendo dare una comunicazione, che è questa.
ci sono alcuni corsisti che hanno già seguito più lezioni, i quali però non risultano iscritti sul format. Sono invitati pertanto a regolarizzare la loro iscrizione inviando una mail al seguente indirizzo sdlmessina@gmail.com. Così come trovate sicuramente nel bando, già eccetera. Certo. È gratuita, l'iscrizione è gratuita. Bisogna ricordare che l'iscrizione è gratuita. Non ho capito. Bisogna ricordare che l'iscrizione è gratuita. Va bene, quindi ovviamente quindi mi raccomando le iscrizioni. Buonasera, ricordiamo che l'iscrizione è gratuita. Ok, bene, grazie. Se non abbiamo più Io prima posso. chiudi, grazie. Prego, Antonio. Ah, ecco, volevo cogliere l'occasione, visto che hai citato la collaborazione che io faccio con Libro Aperto, la rivista, ecco che l'ultima relazione che ho fatto l'anno scorso, mi preme ricordarla perché è in linea con le cose che abbiamo detto oggi, è che il titolo era il libro di Marco Minghetti, I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione. Questo era il titolo della lezione dell'anno scorso. Questa è un po' il seguito. Ecco, per chi fosse abbonato o al Libro Aperto, questa lezione è stata pubblicata a giugno dalla rivista. E ho cercato di sollecitare qualche editore a pubblicarlo un'altra volta il libro perché il libro stampato si trova con difficoltà, ma chi volesse trovarlo lo può trovare in internet perché appartiene a quei libri che sono considerati importantissimi nella storia del pensiero politico-culturale e liberale. Quindi si trova anche online, ma è di difficile lettura. Io l'ho ritirato una copia, addirittura mi è arrivata dal Michigan. L'università, immaginate un po'. Quindi io spero che venga pubblicato quanto prima da qualche casa editrice. Un'altra raccomandazione vorrei fare perché ho visto che nell'elenco dei partecipanti ci sono studenti di materia letteraria, ho visto. Ecco, io vorrei ricordare, nello spirito proprio della proposta che faceva il professor Gembillo, perché come al solito il direttore scientifico ha le idee nelle quali io mi ritrovo, per cui voglio ricordare che prima, quando dicevo che Costanza ha scritto, anche correggendo un po' alcune cose, Manzoni andava a sciacquare i panni in Arno, quindi tutti gli scrittori rivedono quello che scrivono e fanno qualche ritocco, ma lui ha scritto alcune cose, oltre a quello sulla sovranità di cui vi ho citato prima, che è nella linea del pensiero politico di Costan per quanto riguarda il diritto costituzionale. Lui aveva avuto l'incarico di Napoleone per scrivere la Costituzione, poi ovviamente se ne andò, fu revocato, andò in esilio. Vabbè, questo fa parte del curriculum che è già ampiamente illustrato dal direttore Pippo Rao, che la prima vi ha dato diciamo, il senso della vita di Costan. Però, per quanto riguarda la letteratura,
c'è un capitolo dedicato alla letteratura nei suoi rapporti con la libertà. E lui lo fa ricordando addirittura la sudditanza degli intellettuali nei confronti di Augusto. Lui diceva che il mecenatismo è anche questo, che genera un po' di, come dire, adulazione. E lui diceva che uno dei crimini della tirannide è proprio quello di costringere il talento a degradarsi, il talento dei grandi autori. Questo lo dico, lo voglio ricordare ai partecipanti che ho visto frequenta l'università in materie letterarie, anche lettere classiche. E con questa breve, come dire, sollecitazione ad approfondire i temi della libertà, che sono la vera essenza, la vera necessità che noi umani abbiamo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, ringrazio il direttore scientifico, il professor Gembillo, il direttore generale Pippo Rau, un saluto affettuoso al senatore Palumbo, col quale sono legato da grande amicizia e grande stima, è il secondo mio maestro liberale dopo Vali Tutti. Una correzione: io non sono stato capo segreteria di Vali Tutti, ma di altri sottosegretari, di altri, quindi ho avuto solo l'onore e il piacere di conoscerlo di persona e di ricevere da lui i primi insegnamenti che mi hanno portato ad approfondire il pensiero liberale. Gli sono grato, come sono grato anche a voi della scuola di Messina, che state svolgendo un ruolo importante, non solo culturale, ma anche politico. Io vorrei ricordare a chi non lo sa che da Messina è partito uno dei ricorsi vinti per dimostrare l'incostituzionalità delle leggi elettorali. Non è cosa da poco ed ancora impegnata su questo versante. Non è una cosa da poco. Questa cultura liberale che, diciamo, c'è a Messina è qualcosa di veramente importante. Io non voglio usare aggettivi, non voglio esagerare, ma sono onorato e sono lusingato di poter far parte di questa scuola. Grazie a voi. Buonasera. Grazie a tutti, sempre apprezzato anche nei giudizi. E adesso ti devo dare un saluto da parte di Maria Carmela Ligieri, che non ha potuto collegarsi, ha avuto qualche difficoltà a collegarsi. Prima di chiudere, desidero ricordare che ci vedremo giovedì, sempre online, con Gian Cristiano Desiderio, il quale si soffermerà sul volume La mia filosofia di Benedetto Croce, per un'altra serata sicuramente interessante. C'è un nostro amico qui presente che desidera salutare. Grazie. Buonasera, dottor Ripileggio, e complimenti per la splendida e brillante relazione. Dico, parliamo di libertà da qualche sera. I nostri mezzi, certamente abbiamo. Basta di. Certamente tanto lei quanto noi, gli altri che ci ascoltano, abbiamo conosciuto aule magni migliori con sistemi di microfono migliori, però l'importante è che comunque ci sentiamo. Dico, lei ha fatto questa brillante relazione di un autore, di un pensatore, di un filosofo che appartiene al moderno. Ma dico, mi permetto di ricordare all'attenzione degli astanti che anche Virgilio nel Purgatorio a Catone, nel presentargli Dante,
Memento Homo, libertà va cercando di Siccara, libertà va cercando di Siccara come saghi per levita rifiuta. Il concetto della libertà oggi viene espresso attraverso la comunicazione, ma anche allora credo che la libertà fosse un fondamento fondante per l'Homo sapiens. Devo rispondere? Certo. Ha detto lei. Questo della libertà è un bisogno essenziale dell'uomo e comporta una serie di aspetti. Io ho cercato di ricordarlo prima. Non a caso ho detto che un uomo solo in un'isola deserta non avrebbe di che domandarsi su cosa possa essere la libertà. Quando sono due già comincia il problema. E quindi la libertà appartiene al mondo delle relazioni. Ci sono principi fondamentali, quello del nemine credere, dei limiti, che la mia libertà finisce quando comincia la libertà dell'altro. Sono principi che purtroppo, per quanto ben enucleati, ben discussi, sono in continuo, come dire, affanno, perché gli aspetti della libertà, dovendo riguardare sia l'individuo, sia i rapporti sociali e quindi politici, si scontrano con tutte quelle forze prevaricatrici contro la corruzione, cioè una serie di fattori che necessitano la vigilanza, come si dice. La libertà non è una strada tranquilla e bisogna trovare il modo. Come questa strada bisogna fare la manutenzione, evitare che ci siano problemi, e quindi parlare di libertà significa parlare di vivere anche cercando la felicità. E Costa, finisco con questo, ricorda che la propria felicità non può esserci se è in danno della felicità degli altri. E questo è un pensiero di Constant. Io vi sollecito a leggere il libro perché ne vale la pena. Grazie. Grazie per la domanda. Grazie ancora Antonio, ti salutiamo e salutiamo tutti i corsisti a cui abbiamo già dato appuntamento per giovedì con Gian Cristiano, Desiderio e la mia filosofia di Benedetto Croce. Grazie ancora a tutti e buonasera.